Quali sono questi elementi che hanno indotto Bruno Di Masci a decidere di presentare queste due denunce? L'una è stata già presentata, l'altra verrà formalizzata nei prossimi giorni. Per il fatto che la signora Casini, attraverso un comunicato, mi ha sostanzialmente accusato di avere, in collaborazione con il presidente della giunta regionale, soprattutto con l'assessore alla sanità, di aver declassato l'ospedale civile di Sulmona. Forse non sa che io non sono più il consulente della regione né il consulente e il consigliore dell'assessore alla sanità da almeno 6 mesi, e di conseguenza non sono io assolutamente il responsabile di tutto ciò che è accaduto. Pertanto ho fatto una querela e quindi una denuncia stamattina alle ore 12:20 ed ho presentato il tutto alla Procura della Repubblica di Sulmona, fatta nei confronti della signora Casini. E poi ci sarà un'altra denuncia nei confronti dell'ex consigliere Alessandro Pantaleo. Quali sono state le dichiarazioni di Pantaleo che così adesso saranno oggetto di questa querela? Delle dichiarazioni gravissime fatte nella vostra emittente televisiva, però in uno spazio autogestito. Quindi non sono assolutamente delle critiche, ma ha fatto delle dichiarazioni che sono dichiarazioni che hanno una grossa rilevanza penale. Di conseguenza io appena avrò il dischetto preannuncio sin da adesso un'altra querela nei confronti di questo ragazzotto che si è permesso di fare queste dichiarazioni. Di Masci, questa sera il comizio finale, dunque si consumano queste ultime ore di campagna elettorale. Cosa resta ancora da dire per convincere il suo elettorato? Io, come al solito, sarò sempre propositivo, come ho fatto fino ad oggi. Ho ricevuto solo ed esclusivamente delle accuse che non sono accuse di critiche politiche, programmatiche, eccetera, perché è chiaro che il confronto e anche lo scontro in questi termini siano molto positivi. Qua si tratta di accuse che hanno rilevanza penale, quindi io non mi sottraggo a questo, perché non ho scheletri nell'armadio come qualcun altro.